Ritorniamo a parlare di gusto oggi qui alla pizzeria al Ponte di Viale Libertà a Monza, pizzeria focacceria, lo sottolineiamo, poi scopriremo quali sono i prodotti. Intanto io saluto Sergio e Achille, il buongiorno. Presente e il futuro, buongiorno, buongiorno. Allora, voi avete iniziato da poco e avete, come dire, rischiato, perché siamo in un periodo ancora difficile, speriamo di uscirne, ma voi avete fatto una scommessa. Esattamente, noi in realtà era un desiderio prima del Covid, poi visto il Covid ci siamo fatti coraggio e abbiamo aperto poi ad agosto. Siamo partiti ufficialmente a settembre e per fortuna, grazie alla qualità dei nostri ingredienti e al nostro pizzaiolo, alla bravura del nostro pizzaiolo, siamo riusciti a portare avanti questo progetto. Adesso scopriremo ovviamente tutti i vostri prodotti e in particolar modo la pizza, la classica pizza. Un consiglio che vuoi dare ovviamente a quelli che si approcciano per la prima volta al Ponte? È quella di provare la nostra pizza lucana. Dato che siamo di origini della Basilicata, abbiamo fatto la nostra pizza la lucana, che è quella con i peperoni cruschi. Bene, adesso andiamo a scoprire i prodotti del Ponte. Siamo adesso all'interno della pizzeria focacceria al Ponte, immersi in una bontà infinita, e chiediamo ovviamente a Sergio di illustrarci un po' la produzione, partendo dal pezzo pregiato numero uno. Con piacere. Questo è il pane che produciamo noi, fatto con un impasto di farina di grano duro, e c'è un'alta idratazione, per questo motivo resta molto leggero e lo consiglio a tutti. Adesso passiamo agli altri prodotti. Abbiamo le nostre focacce liscia e la focaccia barese. Questa liscia poi la possiamo farcire a nostro piacimento. Poi abbiamo la novità, è la pizza siluro, fatto con crema di tartufi, funghi, spianata calabra e mozzarella. Poi ci abbiamo i panzerotti classici e col cotto, fagotto a Wurster. Poi abbiamo qui una novità che in zona non si usa perché l'abbiamo importati dal nostro meridione, la nostra Basilicata, le pizze rustiche. Queste sono zucchine, mozzarella e cotto, spinaci, grana e mozzarella, e questa con le melanzane, mozzarella e grana. Poi abbiamo le pucce, le famose pucce salentine. Queste con l'hamburger, pomodoro, insalata e formaggio. Questa è la classica vegetariana, questa è un'altra novità con la spalla di maiale, cipolla caramellata e insalata, e poi abbiamo quella fresca estiva con tonno, insalata e pomodorini. Adesso scendiamo in campo con Rocco il pizzaiolo e con un telecronista d'eccezione, Achille, forza, che ci illustra come si fa la pizza Euro 2020-2021. L'inizio, stendiamo l'impasto. Dopo dobbiamo mettere i pomodorini siciliani. Datterini siciliani, precisamente. Dopo mettiamo le olive pugliesi. Questa è proprio l'Italia, l'Italia del Sud, la nostra bella Italia. Poi andiamo avanti con la mozzarella. Con la mozzarella lombarda. Bravo, Achille. Per chiudere col pecorino romano. Eccolo qua, delle scagliette di pecorino romano. Ok. Quanto tempo deve lievitare l'impasto? Allora, l'impasto deve lievitare dalle 36 alle 48 ore, però per cuocere la pizza circa 2 minuti. 2 minuti di cottura e almeno 36 ore. Dalle 36 alle 48 ore. Bravo, bravo. Inforniamo la nostra pizza. Prendiamo la pizza con la paletta. La larghiamo. Larghiamola, ok. Aggiungiamo un filo d'olio, olio extravergine d'oliva. Bravissimo. E andiamo ad infornare la nostra pizza. Apriamo il forno e mettiamo la pizza. E adesso aspettiamo 2 minuti. Due minuti. Con il forno rigorosamente alto.
Siamo agli ultimi secondi di gioco. La pizza è sfornata, aggiungiamo il basilico e l'olio. E dal ponte è tutto. A voi studio. Grazie a tutti. Ciao.